con Ranieri, possiamo arrivare al quinto. Intanto godiamoci questo che per noi ogni derby, l'ho detto, lo ripeto, per noi è come una finale di Champions League, poi se erano gli ottavi di Coppa Italia era la stessa identica cosa, come se fosse stata la finale, perciò vincerlo è una cosa bellissima, è una cosa che ci fa piacere, che è bello, stasera me lo voglio godere. Sottolineavamo prima come la Roma ha dimostrato per l'ennesima volta di avere una rosa ampia e competitiva, hanno risolto la partita quelli che entravano dalla panchina. Questo vuol dire che il turnover può essere vissuto anche in un modo... Dobbiamo essere bravi a diventare maturi in questo. Dobbiamo essere bravi noi come società a farglielo capire, dobbiamo lavorarci. Piano piano i passi incerti l'abbiamo avuto all'inizio. Presidente, due battute? Solo quando dopo vinci, passi incerti abbiamo avuto tanto la sconfitta con la Sampdoria, con il pareggio con il Chievo. No, abbiamo fatto un trend molto positivo negli ultimi due mesi. Adesso la Juventus. Adesso la Juventus sarà una gara importantissima, però vediamoci questa sera, che non è male. Ma più Mazia Cittadina oramai è consolidata. Ma non voglio dire questa è consolidata o non consolidata, cioè vincerlo è la cosa bella, la cosa importante. Abbiamo vinti quanti sono? 4 consecutivi. Va bene così. Che cosa ha detto Ranieri ai ragazzi durante l'intervallo? Non glielo so dire perché dentro, quando parla ai ragazzi c'è soltanto lui. Ma ha visto un... È stato costretto a sostituire Adriano perché adesso lo sappiamo, stasera sapremo. Spalla destra. La spalla. Questo ragazzo è sfortunato, non è mai riuscito ad avere una continuità. Fate grazie, guarda. Sì. Abbiamo... One, one.